siamo. Stasera nuovo video YouTube. È un evento importante. Challenge. Un chilo di carbonara. Siamo quasi arrivati. Ovviamente è un chilo di pasta più tutto il condimento. Quindi sarà veramente difficile portare a termine questa impresa. Come ci siamo preparati a questa impresa? Praticamente sono quasi 2 giorni che non mangio, se non proteine. Oggi mi sono allenato, ora ci arriviamo, mi hanno dato dei suggerimenti che metteremo in atto. Il primo è quello di bere 1,5 litri d'acqua alla goccia per dilatare lo stomaco, quindi vediamo se funziona. Dopodiché ci facciamo il segno della croce e speriamo di portare a casa questo risultato, anche perché sarà un pubblico tremito, carico, pronto a supportarmi e anche a deridermi se perderò. Quindi devo dare il 100% per portare a casa questo risultato. Restate con me. Siamo arrivati, ragazzi. Iniziamo subito con l'acqua. Dilatiamo lo stomaco. È fretta. Allora, ragazzi, perché siamo qui stasera? Stasera affronterò una challenge. Un chilo di pasta alla carbonara, ma un chilo è solo la pasta cruda, quindi cotta diventerà più o meno 2 kg, più tutto il condimento arriveremo sui 3 kg, da mangiare in 30 minuti. Quindi diciamo è un'impresa, non dico faraonica, ma quasi. Al momento stiamo attendendo, ci sono già dei ragazzi dentro a mangiare e ho visto già le difficoltà che stanno avendo perché è una pirofila grande così. Abbiamo appena bevuto 1,5 litri d'acqua, infatti ho già lo stomaco gonfio di acqua. Spero che sia funzionale. Adesso non ci resta che aspettare il grande evento, vediamo che cosa succede. Una fama, molto fama. Il piatto piange. Non mi fanno mangiare. Qua in pizzi non cambia niente, eh. No, non c'è niente. Questo sapore del che sembra di meno così. Non voglio più carbonara per 3-4 mesi. No, ragazzi. Bisogna saccere accettare la sconfitta. Ti faccio l'astro della vergogna. È meglio che mi dedico a fare i video di sollevamento dei pesi, che quelli nostri mi riesce bene. Allora, ragazzi, challenge miseramente fallita. Per il semplice fatto che un chilo di pasta con la stessa roba dopo un po' ti stufa, cioè almeno personalmente non riuscivo più a mangiarla, perché
era piena di pepe, era bollente, ho iniziato a sudare, mi è iniziato a fermentare nello stomaco, quindi ho deciso di mollare prima di sentirmi male. Però adesso andiamo a festeggiare questa sconfitta al McDonald's con la consolazione dolce. Buonissimo. Ottimo. Stai guardando. È un po' vuoto. Guardi, dammi un po' di gelato, io devo fare una... Ah, aspetta. No, ma no. Pensa allo sto di pieno. Invece vuoto. Poi c'era un po' di crema pasticcera. Allora ragazzi, per questa serata è tutto. Alla fine abbiamo fatto un bello sgarro comunque, quindi da domani torniamo a fare i bravi. Prossimi contenuti che torneremo a fare, vi prometto, saranno diversi, perché non possiamo sempre fare schifezze, mangiare. Torneremo con allenamenti, sulla mia preparazione, in vista delle prossime competizioni, vedremo che arriveranno il prossimo anno. Per adesso vi saluto e vi auguro buonanotte. Alla prossima!